Bene, carissime fratelli e sorelle, oggi venerdì della seconda settimana del tempo ordinario. Abbiamo, preso dalla liturgia due spunti. Uno è l'unità dei cristiani e l'altro per scacciare i demoni. Quindi l'unità dei cristiani, dato che siamo nella settimana, di preghiera per l'unità dei cristiani, e se siamo uniti, in questo modo possiamo scacciare i demoni, che adesso vi racconterò anche un'esperienza che ho fatto molto carina, ecco, è semplice su questo aspetto. Quindi l'unità dei cristiani. Abbiamo visto in queste letture, particolarmente nel Salmo 84, che si legge: la sua salvezza è vicina a chi lo teme. Quindi l'oggetto del dialogo per l'unità dei cristiani è particolarmente sulla salvezza. C'è il dialogo interreligioso con le altre religioni, no? Le religioni non cristiane. E questo è il dialogo interreligioso, quindi con gli ebrei, con i musulmani, con gli induisti, i buddisti, i taoisti, i shintoisti, i confuciani e così via. Questo è il dialogo interreligioso, cioè tra le religioni. E poi c'è il dialogo ecumenico, dall'ecumene cristiana, dal mondo cristiano. Questo mondo cristiano, che la via per andare in paradiso è una, l'unica, o direttamente o indirettamente, che è quella di Gesù, che è l'unico che dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa via, questa strada, questa superstrada, come io la chiamavo prima ancora di scoprire che Carla Gudde si diceva così, la strada di Gesù è separata. Quindi nel 1054 si separano gli ortodossi e quindi si separano dai cattolici, poi verso il 1500 Martin Lutero, quindi con i protestanti, e si separa dai cattolici e poi dai protestanti, che ne escono tanti altri. Poi ci sono nel 1870 i vetero cattolici, insomma ci sono un sacco di confessioni cristiane non cattoliche. Allora, come facciamo a dialogare tra di noi per essere uniti? Prima cosa, come diceva Giovanni XXIII, dobbiamo cercare le cose che ci uniscono, non quelle che ci separano. Però qualcun altro ultimamente, in un dialogo ecumenico, quando io studiavo a Roma, questo dialogo voluto da Papa Benedetto XVI quando era vivo e quando era vigente, che c'era all'Università Lateranense, l'università del Papa a titolo speciale, c'era un professore di Tubinga che diceva, era un evangelico, che diceva: va bene quello che dice Giovanni XXIII di vedere le cose che ci uniscono, però ora ultimamente possiamo anche vedere le cose, perché le sappiamo quali sono le cose che ci uniscono. Adesso cerchiamo di vedere quali sono le cose che ci separano, risolviamole e celebriamo insieme l'unità del corpo di Cristo. E che questa è una frase bella che avevo desiderato, lo pensavo, però l'ha detto qualcun altro, così facciamo parlare anche agli altri, diamo spazio anche agli altri. E allora si avvererà quello che leggiamo nel Salmo a seguire. Abbiamo detto, insomma, la sua salvezza è vicina a chi lo teme. E poi più avanti leggiamo: amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, e la nostra terra darà il suo frutto. Quindi il nostro cuore darà il frutto se siamo uniti. Con chi dobbiamo noi dialogare? Se io oggi, per esempio, ho incontrato un fratello ortodosso e gli ho regalato il libro della sofferenza, perché mi ha parlato di sua moglie che soffriva, alla fine lui che ha avuto un sacco di sofferenze, eccetera, no? E lui ha ricevuto anche un segno sulla mia persona. E io gli ho fatto capire: vedi, ha sognato che io lo benedicevo. Io gli avevo dato la benedizione, e poi lui ha fatto un sogno che io gli davo la benedizione. E gli ho detto: fratello, questo è un segno che se tu mi ascolti, il Signore ti benedice in modo pieno. Ora, non è che gli ortodossi non sono benedetti o i protestanti non sono benedetti, però per essere pienamente, ecco, nella luce di Cristo, della verità di Cristo e della salvezza di Cristo, la Chiesa Cattolica è l'unica che possiede tutta la pienezza dei mezzi di salvezza, come più volte abbiamo detto nella dichiarazione del Concilio Vaticano II, che si chiama Unitatis Reintegratio numero 3, e anche la lettera sulla salvezza che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fatto ai vescovi. E quindi c'è un punto di riferimento, che per avere l'unità si deve arrivare all'Eucaristia, che, come diceva Giovanni Paolo II, si ritenga un fratello sicuro con l'Eucaristia, riprendendo le parole di Sant'Ignazio di Antiochia, quell'Eucaristia che viene celebrata sotto i vescovi. E però poi diceva: parimenti sotto il pontefice romano. Allora, questa è un'Eucaristia sicura che ci dà la garanzia, ecco, della vita eterna subito dopo la morte. Diversamente, chi non fa questo allunga la strada, perché Gesù l'ha detto: Gesù non è il figlio di Geppetto, che è Pinocchio, che dice le bugie. Gesù è il figlio di Dio che dice la verità.
E dice: in verità io vi dico, chi non mangia il corpo, cioè se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, cioè se non fate la comunione con me, non potete, ecco, accedere alla vita, eterna. E poi dice: chiunque mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha al presente la vita eterna. Quindi già entra nella vita eterna, anche se muore il suo corpo, però la sua anima vivrà e a suo tempo risorgerà anche con la carne. Naturalmente, quando noi vogliamo dialogare con qualcuno, è chiaro che se questo qualcuno non è uno che ha il timore di Dio, non è uno che è assetato della verità e quindi è distratto quando tu gli parli, e che non gli interessa tanto capire la verità, tanto io sono nato così, sono nato ortodosso, sono nato protestante, sono nato cattolico, che ci fa? E quindi questa persona non è ancora matura per fare un dialogo, quindi che cosa dobbiamo dialogare? Se diciamo che tutto va bene, Paolo VI diceva: attenzione nelle caratteristiche per fare un dialogo, che possiamo cadere nell'errore del sincretismo, cioè che tutte le religioni o tutte le confessioni sono uguali. Non sono uguali, perché Ratzinger, da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e anche da Papa, faceva capire chiaramente che le altre confessioni sono deficitarie, non hanno tutto, quindi hanno questa deficienza. La Chiesa Cattolica non manca di nulla, ma gli altri ci manca, per esempio il Papa. Ci manca, per esempio, agli ortodossi gli manca il Papa, ai protestanti gli manca la presenza continua dell'Eucaristia, ci manca la Santa Confessione. A noi non manca nulla, però anche loro hanno i mezzi, che sono il Vangelo, che sono la comunità, che è l'amore fraterno, e la benevolenza, e tutto quello che sono questi mezzi. Noi abbiamo tutti i mezzi, è come se dobbiamo fare una casa, con Alessandro che è carpentiere, io sono muratore, allora dobbiamo fare una casa. Nurion, che fa l'avvocato, alla fine pensa ai contratti e quindi c'è l'avvocato per fare i contratti, e il notaio, poi c'è il carpentiere che fa la carpenteria, poi c'è il muratore che finisce i muri, eccetera. Però vogliamo fare poi la facciata che è alta e non abbiamo un ponteggio. Se non hanno un ponteggio, questi qua per fare la facciata hanno bisogno di qualcuno che gli fa un ponteggio. Se non hanno la gru per portare le cose sopra, devono mettere la carrucola, ma sempre ci vuole questo mezzo per portare le cose sopra. Quindi la Chiesa ha tutti i mezzi per costruire la nostra vita eterna in modo pieno. E poi l'ultima cosa che diceva in Bosnia una religiosa: se le persone, almeno noi che siamo religiosi, non ci vedono che tra di noi, religiosi si intende non solo i frati e suore, ma tutti quelli che siamo relegati a Dio. Religioso significa relegarsi a Dio, al re, relegarsi, legarsi al re. Quindi chiamiamo il Signore. Se le persone non vedono che noi ci vogliamo bene, che volersi bene significa anche che quando uno si può pizzicare, poi si chiede scusa, cerca di capire l'altro. Quando c'è questa volontà nell'essere uniti, allora questa religiosa diceva: se le persone non ci vedono, noi religiosi, almeno noi religiosi che ci vogliamo bene, come faranno a capire che Gesù è venuto sulla terra per salvarci? Allora Gesù dice: come io e il Padre siamo uno, così anche loro, Padre, che siano una cosa sola con me, come io lo siamo con te. Allora se la gente ci vede uniti, allora crede e si converte. Ma se la gente c'è tra cristiani, come è successo l'altra volta a Gerusalemme, quanti anni fa, che si sono presi a pugni, eccetera, una cattiva decisione del genere fa un eco impressionante. Significa che tante volte magari crediamo, predichiamo, parliamo, e poi però ci sono le cose personali. Allora c'è la morale, che sono la coscienza alla fine, che tu devi vedere quello che fai da solo davanti a Dio, eccetera, e poi c'è l'etica, che è quella pubblica, che è la morale, una sorta di morale pubblica. Quando tu sei sotto gli occhi di tutti. Allora noi dobbiamo dare testimonianza dell'unità, ma per essere uniti bisogna amare la verità, e per amare la verità questo desiderio ce lo mette solo Dio. Significa che se amiamo il prossimo, allora noi possiamo arrivare ad amare Dio. Ma San Giovanni dice: se non ami il prossimo che vede, come dici di amare Dio che non vede? Ecco, allora Gesù costituisce 12, però prima, in quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quello che voleva ed essi andarono con lui. Stamattina mi è capitato di salire in terrazza per parlare con dei muratori. A proposito di muratore, scendo e vado a vedere una meditazione di un sacerdote, e subito leggo il passo del Vangelo: in quel tempo Gesù salì sul monte. Ero salito sulla terrazza, e quindi ero in alto. Quindi, come se Sio mi dice: prima tu di fare qualsiasi cosa, devi salire sul monte della preghiera, e poi, pregando, tu scegli le persone che devono stare vicine a te, a immagine di Gesù. Perché se non siamo uniti, almeno noi, in questa comunità, come facciamo anche noi nel nostro piccolo, a testimoniare l'unità? E grazie a Dio in questa comunità c'è l'unità. C'è
ci sono anche le incomprensioni, però si risolvono con l'amore e pensando sempre anche ai bisogni degli altri, cercando di capire che cosa ha bisogno dell'altro. Allora Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono con lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli. Apostoli in greco significa inviati, perché stessero con lui. Quindi, prima cosa, Gesù ci sceglie perché dobbiamo stare con lui nella preghiera. A me la preghiera tutti i giorni dobbiamo farla, quindi specialmente noi che abbiamo dato la vita al Signore, l'ufficio, le lodi e quello che segue, e soprattutto la messa, perché stessero con lui, e per mandarli a predicare. Quindi a predicare, dobbiamo predicare il Vangelo, l'annuncio che Gesù è morto, come tutti gli uomini muoiono, ma a differenza di tutti Gesù è risorto. E quindi dopo questa sofferenza, se noi partecipiamo alla sua sofferenza e accettiamo tante cose, che tante volte che le persone non ci capiscono eccetera, possiamo arrivare alla risurrezione. Quindi ci conviene soffrire con amore e imitando Gesù. E poi dice, per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Come si scacciano i demoni? Perché qui parla dei vescovi, ma poi anche dei discepoli, no? Per scacciare i demoni. Allora, quando Gesù nei Vangeli sinottici dice che mandano a due a due i suoi apostoli, e quindi senza oro, senza argento, senza bisacce, senza due tuniche, senza niente, no? Nel cammino della nostra vita di essere staccati dalle cose materiali. Però a noi poveri frati e suore, piccoli frati e piccole sorelle di Gesù e Maria, nel nostro statuto c'è scritto che quando noi andiamo a viaggio lungo, quindi lunghi viaggi di provvidenza, andiamo a passaggi in autostop, senza soldi, senza denaro, senza valigia, senza, veramente senza niente, senza pane, senza... E poi il Signore provvede per tutto. Allora un giorno un sacerdote ci ha accolto nella sua parrocchia perché ci ha incontrato a passaggi, ci ha caricato, ci ha detto che era un parroco, ci ha invitato nella sua parrocchia e ci ha fatto fare la testimonianza ai ragazzi della cresima. E uno di questi ragazzi dice: che bello che quello che fate voi, che come gli apostoli voi andate senza nulla, senza oro, senza argento, senza bisacce, senza due tuniche, senza sandali di cambio. Ma poi Gesù dice anche che gli ha comandato di scacciare i demoni. Ma voi i demoni, come li scacciate? Io ho pensato all'istante, che bella domanda. Poi subito il Signore mi ha illuminato, perché è Lui che ci illumina, e ho pensato, semplice, ora ti faccio un esempio. Allora, il nostro carisma è quello di mandare le anime ai sacramenti, specialmente a quello, al sacramento della Santa Confessione, per perdonare i peccati, per ricevere il perdono dei peccati, e quello della Santa Comunione. Ora, Santa Teresina di Lisia, dottore della Chiesa, dice: quando il demonio è riuscito ad allontanare un'anima dalla Santa Comunione, ha raggiunto il suo scopo. Quindi, ogni volta che noi mandiamo un'anima alla Confessione e alla Comunione, noi abbiamo scacciato un demonio. E la persona si trova unita con se stesso, col fratello, con il creato, con Dio soprattutto, e i demoni vengono tutti gli incantesimi, le cose brutte che uno può credere, eccetera, i gattinieri che passano per qualcuno, mamma mia. Cioè, con l'Eucaristia, tutte queste cose strane, credenze vere e credenze non vere, passano, si rompono. Anche il peccato, l'influenza del peccato, tutto viene tagliato. Allora noi in questo riceviamo il potere di scacciare i demoni, perché quando noi li mandiamo a Gesù, poi c'è Gesù che gli scaccia i demoni. Quindi noi siamo sicuri che ogni persona che mandiamo ai sacramenti, se quello veramente ci va o quella ci va con amore e con sincerità, i demoni andranno via. Che il Signore ci dia la grazia di essere cristiani uniti, almeno tra di noi, con tutti i nostri limiti che ci abbiamo, con misericordia verso di noi e verso gli altri. E allora, se le persone ci vedranno così innamorate della verità con tutti i nostri limiti, questa verità ci porterà al dialogo e il dialogo ci farà scoprire quali sono le cose che ci uniscono, ci farà risolvere anche le cose che ci disuniscono, e così celebreremo insieme l'unità e tutti i demoni saranno scacciati e la nostra vita sarà più sicura. E invece di essere alleati col demonio, saremo alleati con Gesù, il Figlio di Dio, che solo e sempre, come dice il nostro vescovo, amore, oltre che giustizia, misericordia e verità. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi sempre sia lodato.